Fortnite, il nuovo... Ma porca puttana, non riesco mai a parlare. E proviamo Fortnite, battaglia reale. Allora, sperando che il volume non sia troppo alto, quello della musica, che mi si senta. Anzi, adesso facciamo anche una bella cosa, interrompiamo la registrazione. Ok, a quanto pare i livelli sono buoni. Diciamo, Fortnite, il nuovo gioco evento che a quanto pare dovrebbe andare a sostituire PlayerUnknown Battleground. Più o meno la formula dovrebbe essere simile, un centinaio di giocatori tutti su una mappa di dimensioni piuttosto cospicue. Credo che il limite di PlayerUnknown Battleground sia sui 100 giocatori, visto che tutte le varie partite che ho fatto arrivano a un massimo di 97 persone collegate in simultanea. Non sono al corrente però se siano semplicemente limiti dettati dalla connessione, dalla quantità di persone collegate o se sia un limite dei server stessi. Comunque, questa è la prima schermata che si vede entrando nella modalità battaglia reale, che è una modalità gratuita rilasciata in questi giorni, che a quanto pare sta prendendo parecchio piede, tant'è che leggevo in giro che hanno battuto qualsiasi record di quantità di persone collegate allo stesso momento, andando a sfiorare, se non addirittura superare, il milione di persone connesse in simultanea. Sono ora disponibili le squadre. Unicite 3 giocatori, 3 amici, gettate nella mischia. Per cui anche qua hanno fatto la squadra da 4 persone. I quattro sono andate le squadre, formare una squadra nella modalità di giocatori singoli equivale a barare ed è una violazione. Vabbè, chi se ne frega. Comunque non c'è il minimo tutorial, io pensavo di trovarmi qualcosa. E ho impallato tutto, no. Funziona. Ah, c'è anche la possibilità di fare lo streaming online. Però tanto cazzo lo faccio a fare lo streaming online se nessuno mi caga. Allora, tipo di partita, singola, squadra, completamento squadra, il suo completamento probabilmente se vado a fare il completamento mi andrà a cercare altre persone che sono in ricerca di altre persone con cui giocare. E niente, io mi aspettavo un minimo di tutorial, clicco qua, menu giocatori, tascar, bello, non c'è nient'altro. Va bene, clicchiamo su gioca. Caricamento del contenuto abbastanza lento, non so se si tratti solamente di un caricamento che viene fatto la prima volta che si accede al gioco e venga trattenuto nel cage oppure no. Vediamo, 88 collegati, 1 minuto e 55 all'inizio della partita. Bene, in attesa del server, siamo ancora in attesa. Oh, scarico e carico, scegli un punto d'atterraggio, secondo la tastatura, resta nell'occhio della tempesta, incombibile, vince chi resta in piedi, con resistere sono un vincitore. Vabbè, è un battle royale come tutti. Ma perché sono una tipa? Ma io sono un uomo. Cioè, volevo essere un uomo. F1. Ah, per fare le barriere. F2 i pavimenti, F3 le scale, F4 la piramide. Cosa serve? Q per cercare l'arma e giù a picconate violente, ma sì. Come in PlayerUnknown la gente inizia a fare casino a cazzo di cane così in giro per la mappa in attesa, mentre altri invece sono lì a guardarsi in giro. Bussola in alto alla PlayerUnknown, mappa in alto a destra, quel countdown immagino che sia l'arrivo del bus, 98 persone collegate, 0 morte. Beh, allora, con shift si scatta, barra si salta, C, X, Z si fa niente, CTRL ci si china, ah, è un push. Le porte si aprono tra... è uguale a PlayerUnknown. Tranne se per il fatto che anziché essere su un aereo con dei pazzi squilibrati, sono su un bus che vola sotto una mongolfiera con della musica rave. Primi spazi a salutare, tutti fuori, ultima fermata tra 46 secondi. Sì, ma io non conosco la mappa, eccola qua la mappa. Non posso neanche fare lo zoom. Va bene, vado a caso. Per impiegare il deltaplano, che è più o meno il paracadute di PlayerUnknown, né più né meno. Mattoni, legno, travi di metallo. Immagino che debba andare a cercarli in giro. Ma il deltaplano si aprirà da solo? Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Si apre da solo. Anziché avere il paracadute scrauso di PlayerUnknown abbiamo una sorta di
paracadute in metallo, tela, una cosa che gira. Tempesta arriva tra 58 secondi. Cos'è, tipo la zona rossa? Oh! Fucile a pompa. Munizioni. E basta? Vabbè, torniamo sul fucile. Oh! Già carico. Fighissimo! Già sotto hanno iniziato a massacrare la gente. Allora, col destro si punta. Non c'è la visuale in prima persona. No. Cos'è? Pavimento, soffitto, muro? Non so cosa sia. Vaghiamo, vaghiamo, vaghiamo. Ma ci sarà anche una zona. Ah, se io muovo la rotella non c'è lo zoom, ma muove le armi. Va bene. Sento spari. Vabbè, io vado in questa casupola qua, vediamo se c'è qualcosa. Sì, è una sorta di PlayerUnknown per bambini. Con tanto di zona di sicurezza come PlayerUnknown, che però si chiama zona della tempesta, occhio della tempesta, quello che è. Allora, qua non c'è assolutamente nulla. Come direbbe il mio amico Eugenio, chiudiamo la porta, ma vabbè, tanto. Non ho velleità di vittoria alla prima. Faccio dei balzi incredibili. Cos'è sta musichetta? Oh, fucili d'assalto, munizioni. Subito. Beh, però è un ambiente chiuso, meglio fucile. La pompa. Mitraglietta. Sta porta si apre e si. Mi stanno sparando. Vediamo se qualcuno si manifesta davanti alla porta. Io lo riempio di pallonate. Porreggere. No, cosa sto facendo? No, ok. Mancato. Ammazzati di brutto. Perché continua a sparare? Ho schiacciato una volta sola. Ma io voglio questo. Ma è un fucile fighissimo. Cos'è? Un fucile a pompa? No, una specie di fucile a ioni. Fighissimo, lo voglio. Cioè, ce l'avevo già. Ma è già il mio fucile preferito. Ma non c'è un modo per zoomare? No, niente. Zero proprio. Va bene. Niente, io continuo a muovere la rotella, ma tanto la rotella non fa niente, fa solamente cambiare le armi. Z. ZX sono per quello. Ok, se io schiaccio Alt mi fa l'inventario. In effetti non ci avevo pensato che non sapevo. Vabbè, anche la I. Come in PlayerUnknown. Quindi la I per l'inventario, K, L, O, P, U, fanno niente. Mappa N. Che cazzo? Cos'è stato? Come ho fatto? Ah, il tab è sempre la mappa. Io pensavo ci fosse una rank o qualcosa. Beh, comunque di 97 siamo rimasti in 39. Sono nella zona del ciclone qua, sì. Zona del ciclone, occhio della tempesta. Dai, su, stessa cosa. Però non ti dice quale sia la zona. Cioè, PlayerUnknown almeno ti dice quale sarà la prossima zona e poi si restringe. Qua invece ti dà 2 minuti e 40. Magari come PlayerUnknown poi dopo ti segnala e ci sarà dopo la il restringimento. Restringimento. Questa roba. Benda. No, cioè, per delle bende mi metti giù il coso qua. No, ma non esiste. C'è nessuno. Andiamo contro fa. Ah, eccolo lì l'occhio del ciclone che si restringe. Sì, ma è palesemente un PlayerUnknown. L'avrò letto 14 volte sto nome, però. È una versione edulcorata e colorata. È un PlayerUnknown con il My Little Pony. Ancora non capisco perché io sia una donna comunque. Come faccio a entrare? Basta rompere tutto. Proiettili leggeri. Dovrò costruire qualcosa? Cioè, la questione costruzione mi è alquanto oscura. Vabbè, intanto sono 26esimo. Male non fa. Sta macchina è utilizzabile? No. Sento la musichetta di qualche arma importante. Di qua diventa più forte. Sia qua sotto. Oh! Legno, fucile d'assalto, ma ce l'ho già. Munizioni, quelli sono interessanti. E benda. Ma non ci sono modifiche tipo i mirini o altro per le armi? Beh, però una cosa che non ho detto. PlayerUnknown è a pagamento, questo è gratuito.
E questo non è poco. Fucile d'assalto, granata. E mi scarta sul fucile d'assalto. Dio santo. Vabbè, io la mitraglietta la scarto. Ma no, ma io la mitraglietta volevo mollare, non le munizioni. Ah, quella lì è la tempesta che arriva. Ah, e come PlayerUnknown ti mette anche l'indicatore della direzione che devi prendere per arrivare nella zona sicura. Ha sbagliato l'atterraggio. Qui dice il danno alla caduta. Mi stanno sparando, mi stanno sparando, mi stanno sparando. Ok. È sembrato provenisse da qua il proiettile. Vabbè, se io piano piano me ne vado, nessuno qua si fa male. Mi sono incastrato. Vabbè. Ecco ancora che ci sparano. Eccolo. Mamma mia, che mirino largo che ha sta cosa. Oh! Prendi e porta a casa. Sento un motore. Ah no, semplicemente il fatto che stava per restringersi questo. Vabbè, ascoltami però, io adesso tirerei su sto bazooka al posto della granata, che tanto me ne faccio nulla. Magari mi curo ancora un po'. Ci sarà un limite alla possibilità di guarigione o... Appunto, oltre il 75% non puoi andare. Ascolta, facciamo i pavidi, mi vado a nascondere qua dentro. Eccola che mi sparano. Ma hanno beccato la macchina. Non so se c'è un feedback sul fatto di colpire o meno l'avversario. Ci sono rimasto malissimo. Mi aspettavo di avere più possibilità. Quindi, in definitiva, è un clone. È un clone gratuito di PlayerUnknown, e giuro che non lo dico più, però i paragoni tra i due giochi sono ovviamente forzati, vista la natura del prodotto. Uno a pagamento, l'altro no. E fin qua questo ci è chiaro. Fortnite ha questa cosa in più della possibilità di costruire pareti, pavimenti, scale, anche se in vita non ho ancora ben compreso a cosa possa servire, però magari giocando in squadra c'è la possibilità di costruire delle sorte di fortificazioni, dei ripari, insomma di presidiare una zona in una maniera un po' più ottimale rispetto a PlayerUnknown. L'aspetto delle armi è un po' più arcade rispetto a PlayerUnknown, perché PlayerUnknown vi è la possibilità di mettere anche degli innesti quali mirini, soppressori, impugnature differenti che vanno a modificare la natura della pistola, delle statistiche dell'arma stessa. Mentre invece qui mi sembra una cosa un po' più fine a se stessa arma. Però è anche vero che ho visto delle armi con delle sorte di upgrade, probabilmente mi sono perso qualcosa. Certo che se ci fosse un tutorial, un qualcosa che spiega, la cosa non sarebbe brutta. Sicuramente vi è un sistema di crafting, perché tra mattoni, legno e non mi ricordo cos'era la terza roba che ho visto, qualcosa da scoprire ci sarà. Ok, prima partita andata, proviamo con una seconda partita. Vabbè, leaderboard ovviamente non ce ne sono, perché tanto, essendo un'alfa, statistiche niente. Ma io do per forza. Probabilmente me lo darà. Come si dice? Creerà il personaggio di volta in volta a random. Ma io non sento niente. No, ho messo il muto. Aiuto! Sento nulla. Facciamo una bella cosa. Ok, riavviato il gioco, adesso ci sento. Magari si sentiva anche prima, però dalle cuffie non sentivo assolutamente nulla. Adesso sono diventato una signorina. Ho problemi di sessualità, a quanto pare. Gioca. Allora, nel caricamento della partita di prima ho visto che diceva che all'inventario si possono creare trappole, eccetera, eccetera. Per cui magari adesso mi metto un attimo a guardare cosa c'è in questo inventario. Ok, adesso ci sentiamo.
Comunque, inventario, vediamo un attimo. Risorse. Ah, qua c'è. Ci sono dei più. Posso fargli del male? No. Ah, se tengo premuto, comunque picchia lo stesso. Ok. Di così. Quanto stile! Chat veloce B. Sarebbe a dire balla? Troppo stile! Però beh, ripensarci, forse non è tanto simile a PlayerUnknown. In realtà assomiglia anche parzialmente ad H1Z1 King of the Hill. Perché col sistema del crafting potrebbe essere simile. Vabbè, comunque adesso vediamo un attimo. Anche perché del sistema di crafting ci ho capito veramente nulla. Non so perché questa grafica mi ricorda un sacco Zelda l'ultimo. Non mi ricordo come si chiama. Va bene, casupola lì. Non vedo nessuno, 95 persone. Comunque la quantità di gente è più o meno la stessa che si trova su un server in una partita di PlayerUnknown. E voilà. Cosa c'è qua sotto? Un fucile a pompa. Munizioni. Allora, io ho schiacciato il coso per potenziare, ma l'ha guardato con una faccia un po' perplessa, scuotendo la testa, per cui mi sa che non è possibile farlo. Allora, cioè, sono già morte 20 persone. Beh, non c'è danno alla caduta. O non era una caduta abbastanza rilevante. Corriamo, corriamo. Sì, ma dove corro che non so dove sia la zona? Ah, ci sono già dentro. La macchina della polizia. Ho laggato? Sono stato io a fare questo casino. Che porta silenziosa. Nella mia ignoranza tendo sempre alla top 10, eh? Quando uno è bravo. Mamma mia, che schifo di rendering. Vabbè. Poing. Pensavo un ribalzo. Ma. Ah no, questo è il sopra, questo è il sotto. Beh, magari sono i miei settaggi che lo fanno da schifo. Non so perché me lo aspettavo con classi, mica classi, cecchine, eccetera. No, invece ogni volta il personaggio è creato a caso, o almeno in questa prima fase di sviluppo è creato a caso, magari in un futuro lo faranno con una personalizzazione tramite delle ricompense o altro, insomma, come si fa con le macchine di Rocket League, tanto per intenderci. Adesso io mi sono beccato di nuovo la fanciulla, anche prima ero una fanciulla. Nella partita che ho interrotto perché non sentivo niente, ero un energumino dall'aspetto alquanto virile. C'è da dire che però graficamente, personalmente mi piace di più di PlayerUnknown. È più carino. Oh, cos'è? Dov'è? Questa è una cassa, questa lo so, è una cassa. Ormai ho imparato tutto. No, non è una cassa, dov'è? Era qui. Sarà qua sopra? Mettiamoci in opera e facciamo una scala. Costruire, tasto sinistro. Ma l'ho costruito un po' da schifo. No, un po' tanto da schifo. Modifica. Ripristina. Conferma. Cosa stai facendo? Vabbè. Mi ha ridato le cose? No. Roba è perduta. Ah, no. Queste sono munizioni. Ma io voglio sapere cos'è che faceva. Ah! Sarà qua fuori? Io lo sento alla mia sinistra. Adesso alla mia destra. Quindi deve essere di qua. Ah, eccolo là. Allora, facciamo una bella cosa. No, cosa significa? Cosa sta facendo? Ah, sta facendo la scala così. Ma tu pensa, sì, ma non serve comunque a niente.
Interessante, fa la scala così su misura come la vuoi tu. Ma questa cosa è bellissima. Sì, che video noioso, però è qua la mezz'ora che sto cercando di salire. Ci sono riuscito, basta. Ma non era questa la medikit che faceva rumore? Dov'è sta cassa che faceva rumore? È questa? Ah, eccola qua. No, non era neanche questo. Questa cosa della scala comunque mi ha illuminato. Quel camper. Stavo a vedere il camper, cosa mi spari? Ah, no, è sopra un camion. Hai finito di spararmi? Chi cazzo sei? Dove sei? Se ha un fucile di precisione sono fregato, ma dalla mira che ha avuto non credo che ce l'avesse. Comunque, top 20. Eccolo. Vabbè, io ci ho provato. Uè, top 20, 19esimo. Fregami tutta la roba, grazie mille. Tutta la fatica che ci ho fatto, adesso. Potenzia armi e trappole per sbloccarne le alterazioni. Ma quindi il crafting è veramente tanto sviluppato. C'è da vedere se si è sviluppato già in questa fase oppure se è una cosa per le fasi successive dello sviluppo. Vedremo un po'.